Ci troviamo in Piazza della Pomposa, qui a pochi passi dal Palazzo Ducale di Modena. Questa chiesa è nota appunto come Santa Maria della Pomposa, anche se in realtà è dedicata a San Sebastiano. Beh, non ci poteva essere un luogo migliore per concludere questa storia se non questo, che lega benissimo Modena con Ferrara. Perché infatti, seppur appunto la chiesa fosse dedicata a San Sebastiano, Santa Maria della Pomposa è il nome di un'abbazia che si trova a Ferrara, una delle più belle che si trovano nel territorio ferrarese, vicino a Comacchio se la volete andare a vedere. Ora, questa abbazia diede nome a questa chiesa, però come molte chiese della città di Modena vennero costruite su delle chiese precedenti. Si dice peraltro che questa potrebbe essere la più antica chiesa di Modena, almeno quella originale, quella primitiva. Poi però gli estensi diedero a Ludovico Antonio Muratori, uno storico, il compito di mettere a posto questa chiesa. Lui la riedificò completamente e qui dietro, alle sbarre che vedete alle mie spalle, si trova il suo giardino, perché qui fece costruire la sua casa. Attualmente è ancora visitabile ed è una bellissima esperienza, ma quello che è ancora più importante è capire che Ludovico Antonio Muratori, per gli storici, è tanto importante per la sua filosofia e il suo pensiero quanto lo è Niccolò Machiavelli.